Ok, prego. Alessandro, allora ci racconti un po' questo rinnovo contrattuale, come è avvenuto, come te l'hanno detto, ci racconti un po'. Come è avvenuto? È avvenuto giocando il meglio possibile e avendo la fortuna che qualcuno credesse in me. Abbiamo trovato un accordo a chiacchiere alcuni mesi fa e abbiamo aspettato oggi, o meglio ieri, per dare l'ufficialità. Insomma. Una lunga vicenda affrontata, iniziata in ritiro, no? Sì, ma era prematuro in ritiro parlare del mio rinnovo di contratto, anche perché avendo già avuto il direttore, però diversi anni fa, se non sbaglio, 7 anni fa, quando stavo a Varese, quando stavo a Palermo, era giusto che, perdendomi di vista, avesse il modo di riconoscermi, tra virgolette, e poter vedere come ero cresciuto in questi anni che siamo rimasti separati, diciamo. Hai resistito anche a qualche sirena? Sì, resistito. Cioè, non ho mai pensato di andare via da Bari, poi un po' azzardato dire resistito, diciamo. Quando invece Stallone ha scelto il jazz, hai pensato di andare via? Non dire parolacce. No, ci sta, è lo stesso discorso che ha fatto il direttore di dover comunque conoscermi in quei 6 mesi, insomma, da agosto, dal ritiro, fino a gennaio, fino ai tempi nostri, è giusto che abbia fatto anche Stellone, voleva trovare tutti e due portieri, non sto contestando la scelta, e poi alla fine, un po' per fortuna, un po' per bravura, un po' per l'aiuto magari, non so, dei tifosi, così, ho avuto la meglio, diciamo. Claudia? Ecco, perché quanto è inciso, in riferimento proprio a questo, anche la presenza di Colantuono come allenatore? Ah, è inciso molto, perché comunque è un allenatore appunto che allena, mette tutti sullo stesso piano, e non ha preferenze, è un allenatore a tutti gli effetti, lo stimo molto, perché nonostante le mie belle partite, nonostante magari qualche errore, non m'ha mai messo in cattiva luce, ma sempre sostenuto e ha sempre anche mantenuto le distanze, quindi sono contento perché ha un rapporto solo ed esclusivamente professionale con noi. Alessandro, ripercorriamo brevemente, no, quelle che sono state le tue tappe a Bari, no? Tu sei arrivato qui nell'estate 2014, inizialmente di terzo portiere, poi man mano scalato le gerarchie fino ad esordire con l'Avellino. Non so, ovviamente, certo, hai esordito anche l'anno scorso, però diciamo il tuo primo vero test è stato l'anno scorso contro l'Avellino. Cosa ricordi di quella particolare partita e soprattutto quanto pensi di essere cresciuto da allora? Ti senti sempre più leader anche di quella squadra? No, io non mi sento assolutamente un leader, io scendo in campo per giocare a calcio e non penso a tutte queste cose, leader e capitano e destra e sinistra, io penso a giocare e far bene. Riguardo la partita di Avellino, io guarderei un po' più indietro e secondo me il mio test più importante è stato quello di tre stagioni fa con il Brescia in casa. Lì ero molto teso e fortunatamente sono riuscito a dare il meglio in quella partita. Poi mi sono ripetuto contro lo Spezia sempre 3 stagioni fa, l'ultima di campionato. E tutto questo, poi la crescita affiancato a Guarna, mi ha aiutato molto in modo da arrivare alla partita di Avellino molto sereno e convinto dei propri mezzi, perché prima di Avellino avevo disputato solo 2 partite in Serie B, quindi sono state d'aiuto, insomma. E venendo ai prossimi impegni del campionato, come si avvicina il Bari, soprattutto a queste due insidiose trasferte contro lo Spezia e contro il Cassi? Sì, adesso c'è un aprile di fuoco, abbiamo Spezia, Carpi, Verona e Salernitana, la Salernitana sta facendo molto bene, il Verona viene da un momento un po' difficile, come del resto.
il Carpi è una squadra solida e in casa è molto difficile da sconfiggere. E lo Spezia, secondo me, a mio parere, è la squadra con un organico più competente, con una rosa più competente. Confronto con Gillette, con portieri che a mio parere non hanno nulla per essere confrontati a me. Loro sono stati dei grandi, hanno molte più presenze, molti più anni a Bari di me. Io penso di aver fatto un po' male. Mi fa piacere essere confrontato a loro e basta, posso dire solo questo. Sicuramente, perché è una cosa che quando sono arrivato a Bari mi sono prefissato, insomma, di rimanere qua a lungo, perché prima di arrivare a Bari avevo cambiato diverse città. Finalmente ho trovato una città che mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista e mi ha dato la possibilità di rimanere qua diversi anni. Il Bari vince.